Quando la musica nasce dentro, vien fuori piano piano. Salve a tutti, ci risiamo, 96esima puntata. Ne mancano pochissime, appena 4 al gran finale. Siamo, lo vedo all'orizzonte il traguardo delle 100 puntate. E credetemi, non è stato semplice, ma neanche difficile, perché a volte quando ci si mette in testa qualcosa bisogna crederci, e io ci ho creduto fermamente e diciamo che ormai ce l'ho fatta. Ma questa 96esima puntata è sicuramente un'altra di quelle puntate che chiamo definitive, perché la storia dei New Trolls l'ho già raccontata, e precisamente voglio dirvelo nella 34esima puntata, ma volevo riraccontarla in modo definitivo e con un ospite in studio, un cultore dei New Trolls, uno che se ne è innamorato visceralmente come me. E quindi in questa puntata voglio riparlare in modo approfondito del gruppo che ho amato come pochi altri. Sì, i New Trolls. Ed insieme ad un ospite, un amico, un cultore, il professor Pino Papa, che avrebbe voluto vivere di musica, ma poi la vita gli ha riservato altro. Però forse tutto sommato la sua vita l'ha fatta, e l'ha fatta con grande sapienza, perché ha scritto cose bellissime, ha dato tanta, dico, cultura a tanti ragazzi che lo stimano e lo amano ancora oggi che è pensionato. Pino Papa. Salve a tutti, grazie per Ciao Pino, l'invito, grazie Romualdo. Grazie per aver accettato questo invito. Io ormai lo chiamo il mio salottino musicale, dove racconto queste storie. E oggi voglio raccontare questa storia fantastica, con tante belle cose che tu, sono sicuro, racconterai su questo gruppo. Però io la domanda di rito è questa: tra tanta musica, tra tanti musicisti, tra tanti gruppi, perché ti sei innamorato proprio dei New Trolls? C'è stato qualcosa che ha fatto scattare questa molla? Una risposta in assoluto non c'è, nel senso che quando ci si innamora e basta. E i New Trolls fanno parte della mia vita da tanti e tanti anni. Eravamo tutti quanti più giovani, e forse è questo che mi fa ancora oggi ripensare con piacere a quello che ascoltavamo. I New Trolls, ovvero sia il gruppo che ha fatto tanto per la mia vita musicale, è stato sicuramente uno di quei gruppi che facevano parte della storia della musica leggera italiana negli anni 60. Loro hanno iniziato nel 1967, e sicuramente non erano da meno rispetto a tanta musica inglese che si ascoltava in quei tempi. I New Trolls, i folletti abitatori dei boschi scandinavi, sono entrati nella mia anima quando eravamo al liceo, con un'antologia del 1975 che raccoglieva con un doppio vinile quelle che erano le loro canzoni più importanti dall'esordio in poi. E non ne sono usciti più, sono un po' come la squadra del cuore. Ti salta addosso e ti rimane dentro per tutta la vita. Per tutta la vita. Ma qual è la canzone che però ti ha colpito? Qual è Pino? Ce ne sono tante. Sicuramente il concerto grosso numero uno, arrangiato insieme con Luis Bacalov, è stato uno dei long playing più importanti del rock progressivo italiano negli anni 70. E all'interno di questo straordinario 33 giri, la prima parte, come tu ben sai, è dedicata ad una lunghissima suite divisa in tre movimenti, e poi c'è la seconda parte in cui è presente un brano, secondo me, molto ben interpretato da quel mago della voce che si chiama Domenico Di Palo, per tutti Nico Di Palo. Nico Di Palo, certo. Let It Be Me. E questa è la prima chicca che voglio dare al pubblico di Romualdo si racconta, proprio un filmato di questo concerto grosso in cui interpretano questa Lady Be Me. Però io voglio
partire anche in modo cronologico, perché la canzone, la prima canzone di cui mi sono innamorato io, Pino, è stata quella musica che uscì intorno al 67-68, giù di lì, perché ricordo che praticamente io suonicchiavo la chitarra, però andavo ad ascoltare un gruppo che all'epoca era un po' l'idolo della nostra zona, Le Ombre, e praticamente erano un po' come, oserei dire, i Pooh oggi per tanti, e ascoltavo le canzoni, il loro repertorio. Nel loro repertorio c'era soprattutto musica dei New Trolls, e mi colpì questa canzone che ascoltai un giorno, che facevano anche abbastanza bene, quella musica. E avevo appena cominciato ad ascoltare i Beatles, e mi ricordo che nella testa avevo Hey Jude, dove c'era quel finale vocalizzato. Questa canzone finiva con lo stesso crescendo, e mi sorprese, infatti dissi, e non stabilii a priori, dicendo, ma chi è che l'ha copiato, i New Trolls o Hey Jude? Qui ci vorrebbe un po' un'analisi di date e di compositori per stabilire questo. Quindi la prima pausa la facciamo proprio con questi due brani, logicamente Lady Be Me interpretato dai New Trolls, ma quella musica interpretata da me. Grazie Pino. Il giorno che mi hai detto vado via,
io non riuscivo a ritrovare in me la forza per ricominciare una nuova vita solo. Mentre piangevo ripensando a te, un volto amico si avvicina a me e mi trascina via con sé, non ricordo neanche dove. Io mi ricordo soltanto una voce che cantava per noi, e quella musica è entrata in me, io l'ascoltavo e non pensavo a te. Ce l'ho nel sangue, ormai lo so, fa parte ormai di me, io non potrò dimenticarla mai. La la la, la la la, io te non vorrò altri amori mai, io che ho te leggerò solo nel tuo cuore, il mattino avrà la luce che tu avrai nei tuoi occhi, mio cielo avrà la tua serenità, amore. Che bella invenzione la musica, ma è servita alla nostra esistenza, a renderla magari più leggera la nostra esistenza. La musica, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. La musica fa parte di noi, della nostra anima, e riempie sempre le nostre solitudini. E ovviamente riesce a svolgere un ruolo non soltanto evocativo, ma anche fortemente comunicativo, sia che essa sia molto intima, sia essa sia impegnata anche sul piano sociale. Pino, io ho già raccontato più volte la storia di questo gruppo, e già in questo progetto, alla 34esima puntata, ho raccontato la storia, dicendo ed esordendo in quella puntata che non è facile raccontare in poco tempo la storia di un gruppo che è durato più di 50 anni. Un gruppo che ha fatto davvero la strada del rock in Italia. Anche di loro avevo già parlato anche in altre 10 puntate, dove presentavo un solo brano, lo interpretavo e davo cenni storici intorno al periodo in cui era uscita questa canzone. Il programma era Raccontandoci su Maratea Web Radio International. Non mi è bastato, ho voluto riraccontare questa storia perché la loro è davvero musica fantastica, e sei d'accordo anche tu. Sapete tutto di loro, tu ci dirai qualcosa però che anch'io non ricordavo. La mia generazione ci ha costruito talmente tutto il suo bagaglio musicale, attingendo spesso dalle loro canzoni, non solo interpretandole, ma anche analizzandole, e magari io ho preso spunto tante volte anche per la composizione tramite loro canzoni. Sono partito con una canzone degli inizi, quella musica, però il periodo è del 69-70, quando uscì un album fantastico che si chiamava Ut, giusto? Sì, Ut credo sia il quarto album dei New Trolls, dopo Senza Orario, Senza Bandiera, Il Concerto Grosso numero 1 e poi Searching for the Land, che fu un po', diciamo così, un fiasco per i New Trolls, tant'è che vollero ritornare all'italiano
con Ut, che è la prima nota musicale nella scala che fu creata nel 1200 da Guido d'Arezzo. E mi piace ricordare il fatto che sulla copertina di Ut c'è una citazione del Convivio di Dante Alighieri, in cui i New Trolls propongono proprio questa rivalutazione dell'italiano a dispetto della musica inglese che molte volte noi amiamo, ma a dire la verità anche il nostro italiano è musicalmente molto molto da apprezzare. Sì, sicuramente, Pino, e io non a caso adesso faccio il primo medley di canzoni che interpreterò e non farò per intero, e ci metterò un po' tutti i grandi cavalli di battaglia, a partire da Una miniera, poi Annalisa, Signore Irish, Vorrei comprare una strada e ultima Chi mi può capire, quindi un po' tutte le canzoni di quel periodo, perché voglio un po' che il pubblico si faccia l'idea dell'importanza e poi della bella voce di Nico Di Paolo, che io a volte come tonalità ho quasi sfiorato. Certo, gli anni passano, però ancora riesco quantomeno ad arrivarci abbastanza vicino. Quindi altra pausa con la grande storia dei New Trolls, con questa bella presenza di Pino che ci sta dando davvero tante belle notizie, belle perché io non ricordavo, o forse qualcuna non la sapevo affatto. Grazie, Pino. Signore, io sono Irish, quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera le mie reni non cantano. Tu mi hai dato il profumo dei fiori, le farfalle, i colori e le labbra di Esther create da te. Quei suoi occhi incredibili solo per me. Ma c'è una cosa, mio signore, che non va. Io che lavoro dai Lancaster a 30 miglia dalla città, io nel tuo giorno sono stanco come non mai. E 30 miglia più 30 miglia sono tanti a piedi, lo sai. E Irish, tu lo ricordi, signore? Non ha la bicicletta. Nel tuo giorno le rondini cantano, la tua gloria è nei cieli. Solo io sono triste, signore, la tua casa è lontana. Devo stare sul prato a parlarti di me. E io soffro, signore, lontano da te. Ma tu sei buono tra gli amici che tu hai. Una bicicletta per il tuo Irish certamente la troverai. Anche se vecchia non importa, anche se vecchia mandala a me, purché mi porti nel tuo giorno, mio signore, fino a te. Signore, io sono Irish, quello che verrà da te in bicicletta. Vedevo solo te e c'era tanta gente intorno. Speravo che anche tu ti ricordassi il mio sorriso. Qualcuno mi parlò
ma non vedevo che il tuo viso. Mi chiese tu chi sei ed io risposi col tuo nome. Annalisa, negli occhi tuoi mi specchierò. Annalisa, il giorno nascerà con te, la notte non ritornerà mai più su di noi. Annalisa, solo il rumore di una pala che scava, che scava. Le mani, la fronte hanno il sudore di chi muore. Negli occhi, nel cuore c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna la mente, viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno.
conosce, lontana è da me, che forse è già la morte. Nessuno sa che son solo un idolo che a vuoto intorno a sé. Tante volte la storia di come sono nati, ma la si può semplicemente andando sul web cercare, e quindi tutti possono conoscerla. Da te invece, Pino, voglio un'analisi più approfondita sui componenti e un po' sulla loro musica. E c'è un personaggio che non ha fatto parte del gruppo, che però è molto importante per i New Trolls. Sì, Riccardo Mannerini io penso sia una figura che in pochi conoscono, però effettivamente è stato uno dei grandi poeti della tradizione ligure, insieme con Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura, e anche con Giorgio Caproni o anche Camillo Sbarbaro. Riccardo Mannerini era grande amico di Luigi Tenco, grande amico di Fabrizio De André, e ha collaborato tantissimo con i New Trolls. Il brano che si citava, Signore io sono Irish, era proprio una poesia di questo poeta genovese anarchico, e purtroppo a un certo punto della sua vita, per un incidente occorsogli
durante una delle sue esperienze lavorative su una nave della costa, è diventato cieco. Ma Riccardo Mannerini, io credo che per tanti versi mi somigli, per il suo essere un po' ribelle nei confronti della vita, ma anche e in particolare per la passione che lui aveva per il verso. Irish, per esempio, è una di quelle canzoni che è stata messa in metrica da Fabrizio De André, ma la poesia era proprio di Riccardo Mannerini. E io vorrei dedicartela, Romualdo, perché a un certo punto, come tu ben sai, si dice di quelle labbra di esser create da te. Riccardo, il riferimento è lampante, perché mi conosce. Riccardo Mannerini in Irish ricerca, con la simbologia della bicicletta, una fede che non ha mai avuto, ma alla fine del brano c'è il desiderio di raggiungere Dio in bicicletta, e questo ancora mi accomuna a questo autore poco noto forse dalla stragrande maggioranza dei tuoi ascoltatori, ma che meriterebbe effettivamente di essere rivalutato, così come anche la bravura di un altro dei New Trolls, che era Giorgio D'Adamo, il primo bassista dei New Trolls, che ha scritto due, secondo me, dei brani per cui i New Trolls saranno immortali, ovvero sia Una miniera e Quella carezza della sera. Quella carezza della sera. Quella carezza della sera e tanti altri successi che non presenterò perché è banale in un contesto come questo dire i titoli delle canzoni, perché le conoscono semplicemente anche le pietre che incontriamo lungo la strada. Però volevo velocemente però ricordare anche Vittorio De Scalzi, che è mancato. Sì, Vittorio De Scalzi, che ovviamente è stato uno dei fondatori dei New Trolls insieme con Giorgio D'Adamo e con Nico Di Palo, purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno per Covid, ed è una mancanza per la musica internazionale, per la musica italiana. Sicuramente, Pino, davvero, ed è stato anche il fondatore dei New Trolls, Vittorio De Scalzi. Quindi un altro medley fantastico e poi il gran finale con qualche piccola bella notizia, qualche bell'aneddoto che insieme a Pino vi racconteremo. New Trolls. To dream.
dai, tu sei maybe to dream. Tu dai, tu sei maybe to dream. Maybe to dream. Ooh. Via di là.
sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là. Ti ricordo fra le nuvole ritorni qua giù, poi mi corincontro, mi prendi per la mano, guardi nei miei occhi e mi porti con te. Ti sognavo la notte vicino a me, mi svegliavo al mattino, non c'eri più, però sognavo te, oggi sei qui con me, ieri volevo te, oggi ti vedo qui, sei qui davanti agli occhi miei, qui davanti agli occhi miei. Che bello raccontare di musica. Bello quanto ascoltarla, e farlo insieme è ancora più bello. Pino, adesso
Io conosco tanti aneddoti, li ho ascoltati più di una volta live e i New Trolls, e ne ricordo tanti, però l'ho già fatto radiofonicamente una volta, l'ho fatto nella 34esima puntata, lo rifaccio ancora, lo racconto mandando uno spezzone video in cui Vittorio De Scalzi in un concerto racconta un aneddoto che è davvero fantastico. Non vi dico niente perché tanti avranno già immaginato qual è, ma poi devo dire solo il contesto in cui lo raccontò. Era il periodo in cui giravano con Tullio De Piscopo, quindi era il momento di Tempi Dispari, e facevano soprattutto musica jazz, che non era tanto accettata sulle piazze. Quindi di conseguenza c'erano tanti che poi alla fine richiedevano il solito repertorio, quello più comune, Miniera e tutti gli altri successi, e questo è quello che voglio raccontarvi. Ma tu ricordi qualcos'altro di curioso della storia dei New Trolls? A proposito di Miniera, non si può non ricordare, Romualdo, un episodio purtroppo tragico ricordato nella storia e non soltanto della musica, perché Miniera riguarda per l'appunto un disastro che si ebbe in Belgio nella miniera di Marcinelle nel 1956 morirono 262 persone e quasi la metà erano italiani. Questo per dire come i New Trolls sono riusciti a sviscerare le sensazioni del nostro vivere, ma anche ad essere impegnati, perché Miniera è una canzone impegnata, così come impegnata è anche un'altra canzone che io definisco un po' la Blowing in the Wind in italiano, ovvero sia Ti ricordi Joe. Anche questo è un testo di Riccardo Mannerini e con la collaborazione, come al solito, del grande Fabrizio De André. Qual è un'altra canzone di Mannerini che possiamo inserire? Io ne ricordo tante, ma adesso mi sfugge. Oltre a Ti ricordi Joe c'è Visioni, che è una vera e propria suite. Anche questa è un po' l'anticipazione del rock psichedelico che si faceva oltre Manica, insieme con le altre che tu hai citato, ovvero sia Sensazioni, Vorrei comprare una strada, Davanti agli occhi miei, eccetera eccetera eccetera. Sono quelle che mi hanno fatto innamorare dei New Trolls, perché l'impasto musicale e anche la capacità di Nico Di Palo di riuscire insieme con gli altri componenti della band a trovare il modo per entrare nel nostro animo, mi sono rimaste dentro e lo sono ancora oggi. Velocemente un'analisi del loro genere: rock progressivo era il momento dei gruppi inglesi, è inutile dire che anche loro hanno attinto da ciò che arrivava dall'isola britannica. Una Non solo rock progressivo, perché erano gli anni del beat, erano gli anni in cui nasceva la musica come la intendiamo ai giorni nostri, con i Beatles innanzitutto e con i Rolling Stones, ma poi c'era la tendenza che si sviluppò in Inghilterra, negli Stati Uniti, grazie a grandi gruppi come i King Crimson, i Gentle Jam, oppure, se ricordi ovviamente, i Genesis ed Emerson, Lake e Palmer. Era il cosiddetto rock sinfonico. Anche questo è qualcosa che bisogna riascoltare. Tanti forse non ricordano, essendo la loro età giovane, quel periodo in cui la musica si abbracciava insieme con la musica classica, e il concerto grosso numero uno, il concerto grosso numero due sono veramente delle perle della musica italiana. E la collaborazione con Luis Bagalov, la produzione di Sergio Bardotti, sono riusciti a far sì che anche in Italia si potessero ottenere dei risultati simili a quelli che si ottenevano oltre oceano o anche oltre la manica. Mi intriga farti una domanda velocissima e poi i saluti e il gran midley finale. E la musica di oggi? La musica di oggi dipende. Ci sono ovviamente dei brani che tanti di noi apprezzano, e c'è anche questo trap o questo rap che, a dir la verità, io non riesco molto spesso a condividere, ma sta di fatto che le cose vanno avanti. Io mi ero ripromesso, quando avevo
l'età dei teenager di oggi di non criticare mai la musica che progredisce, però ovviamente si rimane legati mani e piedi, oserei dire, certo, a quella che è la musica della propria giovinezza. Ovviamente anche oggi ci sono tanti e tanti che fa piacere ascoltare. Io continuo per esempio ad ascoltare con grande piacere Giorgia, che mi ha stupito anche in quest'ultimo Sanremo. Grazie Pino, è stato davvero un piacere averti qui, e i saluti sono di prassi per questa 96esima puntata, storia definitiva dei New Trolls, e chissà che in un prossimo progetto ancora una volta sarai al mio fianco a raccontare di musica o di qualcos'altro, se vorrai. Grazie, un gran midley finale e alla 97esima. Grazie, ciao Pino. Ciao Romaldo. Allora, nella carriera dei New Trolls ci sono stati molti, molti alti e bassi. Siamo stati la band più litigiosa d'Europa, io credo. La prima scissione dei New Trolls è stata nel 1973, e avevamo formato band diverse, e io avevo formato una band con la batteria Tullio De Piscopo, dove facevamo rock progressive, fusion. Facciamo fusion, e siamo andati a suonare un giorno in Sicilia, a Enna, e cominciamo a fare il nostro genere un po'. Dal tavolo primo sotto al quarto, quinto pezzo sento una voce che fa: facci miniera. E io, compreso nel mio genere, quello che stavo facendo, non gli ho dato ascolto, ho detto no, continuo a fare le cose, facci miniera. Al terzo facci miniera, il mio Rhodes, che era un bestione enorme, viene da me mentre stiamo suonando e mi fa: Vittorio, fai miniera. E io dico: ma figurati un po'. Mi giro, avevo una pistola puntata sul piazzo, e io le case subito. E vabbè. Ero sopra l'università, cantando Singing in the Rain. Che colore hanno i miti, vi dico un gusto segnato, America, perché arancia della California, mangi una sulla bocca, sogni fatti per l'insonnia, i sogni tecnico o fruit, America, ok? Oh yeah! America, ok? Io studio solo all'Actor Studio, per questo qui non studio mai, ascolto solamente radio con voce American DJ. Invidio i negri che sono nati in Louisiana, a stelle e strisce vestirei, suonando per errore fuori dai confini tuoi. USA, dove sei? Che idea improvvisa pazzia, fare un viaggio nel niente, chissà cosa si sente a scavalcare quel muro. Un giorno ci provo, te lo giuro.
poi via. Attraversare quel prato che per tutti è vietato, e poi provare a volare in un tempo migliore per vedere quando il cielo era chiaro, il mare più vero, lo sguardo di un uomo più puro, quando il sole al mattino sembrava vicino, un frutto caduto da un ramo, quando l'acqua ed il fuoco, sposati da poco, credevano l'uomo un amico, quando anch'io ti avrei amato meglio un po' di più. Pescatore con la canna di bambù, se avrò il tempo di aspettare qualche cosa tiro su, guardo un cuore nel mio letto e vorrei capire anch'io se sei tu che sei distratta o se è solamente il mio. Shabada shabada bappa shabada shabada bappa shabada shabada bappa shabada. Guardo gli occhi di tuo figlio, fra un panino e uno sbadiglio, lui non ti assomiglia a niente, forse agli occhi del serpente. Guardo gli occhi a un viaggiatore, occhi pieni di emozione, forse lei non è salita, è rimasta alla stazione. Dentro guardo passare la gente, grido nessuno mi sente, cerco un aiuto da te, ma non ti importa niente. Se il cuore è un bambino, lo serpente, che a volte tradisce la mente, e allora io guardo. Io sconsolato in riva al mare, senza un pensiero ascolto me, gabbiani calmi stamattina, indifferenti a quel che c'è, la luce filtra un po' e un po' la pioggia accende, là in fondo un cargo va e la disperazione scende. Dietro le spalle grattacieli, motori clacson, una città, davanti tante navi nere, e in mezzo un uomo che più si chiede meno sa. Nemmeno tu, mia cara, potresti far qualcosa su questa spiaggia amara, son diventato una cosa. Via di qui, seguendo un nastro azzurro, via di qui, a caccia di un ramarro, via laggiù, un tuffo dal mattino là nel blu. E chiuso dentro l'auto c'ero pure io, la gente lungo i bordi innervosita, ce l'aveva col governo e anche con Dio.
faceva caldo sotto il sole, ma io restavo calmo e zitto. Come mai? Vorrei sapere come mai. Ho un po' paura ad indagare, tornando verso casa ho visto due bambini che davano per strada calci ad un pallone. Li ho visti con spavento così vicini che ho frenato con violenza. È inutile riflettere su come questo può succedere. L'importante è vivere. Come mai non c'è rabbia? Si è spenta oramai la mia generazione. È caduta nel nulla la mia generazione. È rapita così dall'occhio del ciclone che trascina lontano la mia generazione. Quando la musica nasce dentro, vien fuori piano piano.